Eccoci qua ragazzi, quarta missione di Prapor, Delivery from the Past. Allora, su questa missione dovrete andare su due mappe differenti per completarla. Prima su Custom, poi su Factory. Tutte e due le parti della missione richiedono di uscire vivi dall'area. Non è facile, questa missione è veramente un dito al culo, nel senso che se vi dà di lusso su una botta, la fate, cioè se si voleva proprio da Dio, chiappate, uscite da custom, tutto ok, andate in factory, riuscite a fare la missione, uscite da factory, tutto ok, a posto. Se non va bene così, se non va così, che di solito non va così, la dovrete rifare 3-4 volte, perché basterà morire sulla prima o sulla seconda parte per ricominciarla da zero. È veramente una sega. Allora, cominciamo con vedere dove sono gli obiettivi. Prima parte, Customs, lato sinistro della mappa Custom. Il lato sinistro si chiama proprio Customs. Ok, questo è il capannone a mattoncini rosso, dove qua fuori ci sono tutti i tir vicino alla ferrovia. Allora, l'obiettivo principale, il primo, è proprio dentro quel capannone sul piano rialzato, cioè all'interno ci sono delle scale con sopra degli uffici. Per aprire questa porta qui, davanti dovete trovare la Customs Key. La Customs Key dove spona fondamentalmente ovunque, però principalmente in questi due posti. Sono delle baracche azzurre che ci sono sia sul lato destro che sul lato sinistro di quest'area dove c'è il capannone. Su una c'entrate proprio davanti, su questa di qua c'è la porta chiusa, serve un'altra chiave anche qui. Qui dentro c'è una cassettiera con quattro cassetti. All'interno di questa cassettiera dice che è più probabile trovare la custom key. Quindi per prima cosa cominciate a entrare un po' di volte con l'ascia, trovate la custom key. Una volta fatta quello vi armate per bene e andate al primo piano all'interno del capannone. Armatevi molto bene perché qua dentro su... Qui dove proprio dove dovete prenderla voi c'è anche la cassaforte, quindi qua dentro ci va un botto di player. Preparatevi che qui lo scontrafuoco è necessario. Dopodiché uscite dalla mappa e andiamo su Factory. Allora, cambiamo mappa. Factory. Allora. Eccolo qua. Allora, qua sopra è dove voi andrete a completare la missione. Allora, l'uscita, quella standard, diciamo, quella che è valida per tutti di Factory, è questo portone rosso qua. Quindi proprio prima dell'uscita, sulla sinistra, trovate una piccola baracchetta rialzata, ci sono delle scale esterne che portano qua dietro, portano su questa baracca, c'è anche una cassa qui da lottare verde. Per farvi capire, le altre due uscite di Factory sono una qua sotto sul corridoio sotto e una è qua, però vi serve la Factory Key. Adesso, più o meno avete capito quello che tocca fare, andiamo a vederlo nel dettaglio. Ora come andiamo a morire male. Allora, i documenti li trovate sotto la scrivania.
Allora, attenzione qui perché ci sono sempre player camperati. Questa è l'uscita e quella è la baracca. Allora, per completare la missione basterà guardare verso il terreno e tenere premuto F. Ecco qua, obiettivo completato, adesso dovete uscire vivi da Factory. Bella raga, al prossimo video. Ciao ciao.